Una ragazza da sola è apatica, quindi quando sta da sola, invece in compagnia delle amiche si pavoneggia. Ebbene, io oggi voglio essere il portavoce di questo messaggio che voglio condividere con tutti. Io penso, ma non sono sicuro di ciò, ma sulla base di una richiesta che mi ha fatto un caro amico, faccio questo video per dire che dal mio punto di vista, se una ragazza la si prende da sola, è seria e tra virgolette è apatica. Se invece, per esempio, sta con le amiche e io o anche tu ci vai a parlare, ecco che diventa un'altra, fa, diciamo così, tra virgolette, la stupidotta, fa la briosa, fa quella che vuole anche, tra virgolette, fare coglionella, vuole, tra virgolette, anche perculare eventuali persone, provocando anche, perché no, in alcuni casi, complessi inutili. Ecco, io in questo video voglio far sapere a tutti questa mia verità, questa mia opinione personale. Chiaramente non dico che tutte le ragazze e tutte le donne siano così, ma secondo la mia opinione la gran parte delle ragazze, non tanto delle donne, ma delle ragazze, secondo me, agisce in un modo che poc'anzi ti ho esplicato. In buona sostanza, la ragazza quando sta da sola, non ha compagnia di ragazzi o di uomini, no, di ragazze, scusami, di ragazze, quindi di amiche o appunto amici, è una ragazza apatica. Che significa apatica o apatico? Molto semplice, assenza di emozioni, quindi non prova alcuna forma di emozione. Infatti, pathos è una parola greca che significa emozione. La A iniziale è una A privativa, che priva, che dice assenza di. Quindi significa assenza di emozioni o di emozione. Ecco, essere apatici non è un problema, per l'amor di Dio, è una cosa che fa parte dell'esistenza umana, è qualcosa che ha a che fare con l'indole di un essere umano che può essere o congenita o acquisita e non è un male assoluto. Però essere apatici in un contesto singolo dà modo di riflettere. Il fatto che, per esempio, secondo la mia opinione, una ragazza che agisce in questo modo qua potrebbe, ripeto, potrebbe risultare, diciamo così, falsa, quindi ipocrita. Potrebbe, non dico che, non sto dicendo che sicuramente è così quella di dire la ragazza, potrebbe, ecco. Io penso che comunque ogni ragazza sia libera di fare ciò che vuole, per carità, non sto dicendo che deve fare diversamente, però è bene che una persona, una ragazza, si metta nella condizione piena, totale e assoluta di dire: bene, sto con le amiche, sono sempre uguale, sto da sola, sono sempre uguale. Non devo cambiare per gli altri, non devo cambiare per il volere di chi che sia. Bisogna rimanere se stessi fino alla morte. Usque mortem, come si dice in latino. Ecco, io non sono, come dire, quello che va dicendo cose false, stupide, prive di senso, prive di valore. Io dico messaggi importanti di divulgo, messaggi che devono essere considerati per la loro interezza, messaggi che vogliono e, diciamo così, si propongono nel far sapere a tutti quel che è il mio pensiero personale. Io penso ciò, ragazza che diventa apatica spesso e volentieri è da sola, si trova da sola. Se invece sta con le amiche, si pavoneggia, fa, diciamo così, la stupidina, in senso dolce lo dico perché non è un'offesa, tengo a specificarlo, e diventa anche molto solare e ciarliera. Se invece sta da sola, secondo me, ti trasforma in una musona di serie A. Detto ciò, non è un problema essere musoni, apatici e quant'altro, ma bisogna essere consapevoli, bisogna essere sempre se stessi. È chiaro che ci possono essere momenti in cui una persona è di morale alzato e momenti in cui una persona è di morale abbassato. Su questo non ci piove minimamente, però è bene sapere, è bene rendersi conto che a tutto c'è un limite, a tutto bisogna dare credito. Grazie da Leandro, Smelly di Roma, il video termina qua, un saluto, iscriviti, commenta e questa che hai ascoltato è la mia semplice opinione.